Ciao a tutti e benvenuti sul secondo video tutorial sul formato GeoPackage. Sul primo video avevamo visto le possibilità che ci dava il formato GeoPackage rispetto al formato Shapefile e quindi vi davo un po' di indicazione sull'utilità di utilizzare questo formato. Ecco, adesso vedremo invece in questo tutorial come proprio creare un nuovo GeoPackage. Vedremo che ci sono due possibilità per realizzare un GeoPackage: uno dal menu tendina, quindi creare vettore nuovo layer GeoPackage, o comunque anche dall'icona nuovo layer GeoPackage, o altrimenti farlo anche attraverso il pannello del browser. Quindi vedremo anche l'utilizzo da questo punto di vista. Ok, iniziamo intanto a farlo attraverso, diciamo, il comando classico. Allora, quando io vado a creare un nuovo GeoPackage, quindi crea vettore nuovo layer GeoPackage. Infatti, il fatto di chiamare il nuovo layer GeoPackage la prima volta, ovviamente, che creo qualcosa, vedete che lui mi chiede il database, quindi il nome del GeoPackage. Quindi entro su una cartella, metto lotto. Lui in automatico il primo layer che assegna e prende il nome del GeoPackage. Ovviamente io posso tranquillamente cambiarlo, mettere, non so, tipo zona, tipo geometria, in questo caso facciamo un poligono. Il discorso dei campi lo vedremo dopo, successivamente. Ok, diamo pure l'ok. Vedete che lui ha caricato ovviamente il primo layer che noi abbiamo dato, chiamato zona. Se andiamo in Explore Resource e vediamo un attimo la cartella, vedete che sotto GeoPackage, eccolo qua, questo è il nostro lotto.geopackage, in cui all'interno abbiamo fatto il layer zona. Adesso, se andiamo a fare un nuovo layer all'interno sempre del GeoPackage, facciamo sempre nuovo layer GeoPackage. Come database ovviamente andremo in cerca dello stesso lotto GeoPackage. Qua che diamo un nuovo nome, tipo, non so, strade. In questo caso facciamo lineare, quindi line string, e diamo l'ok. Qui mi dice sovrascrivo aggiungi, dirò aggiungi nuovo layer. Eccolo qua. Quindi all'interno del GeoPackage avremo questi due layer. Facciamo un nuovo layer, stesso concetto, layer. Quindi un nuovo layer GeoPackage. Andiamo sempre a prendere il nostro lotto.geopackage e qui mettiamo, non so, campioni. In questo caso daremo puntuale. Sempre aggiungi nuove layer. Per cui faccio di vedere di nuovo in Explore Resource, abbiamo sempre il nostro GeoPackage e all'interno avremo questi tre layer. Infatti, se vogliamo andare a vedere effettivamente il GeoPackage come è organizzato, basta andare quindi sul browser qua. Eccolo qui, questo è il nostro lotto GeoPackage. Andiamo a cliccare sulla freccetta, vedete i tre layer che abbiamo caricato. Adesso, per fare una cosa
proprio super veloce, tipo su zona. Volevo ricordarvi quella caratteristica importante su GeoPackage, sui nomi dei campi. Difatti, se noi andiamo su zona, facciamo un campo nuovo, tipo non so, tipologia del lotto, testo, so, 200. Vedete bene che nel GeoPackage non abbiamo il limite, come nel shapefile, dei 10 caratteri per il nome del campo. Adesso andiamo in maniera molto veloce a disegnare qualcosa, dopo farvi vedere il caricamento, quindi andiamo proprio a fare un elemento reale, elemento veloce, disegnare un elemento. Allora, se noi adesso torniamo sul browser, vediamo anche che abbiamo la possibilità di vedere i campi di tre layer. Ovviamente lampioni e strade non avevo fatto nessun tipologia di campo, quindi abbiamo solo il feed e la geometry. Mentre su zona, in cui avevamo fatto campo chiamato tipologia del lotto, se noi andiamo qui, zona, campi, o proprio tipologia del lotto. Ok. Quindi adesso proviamo a caricare, usciamo da questo progetto e carichiamo il nostro GeoPackage. Quindi possiamo caricare l'intero GeoPackage, quindi caricando tutti e tre i layer, quindi aggiungi layer, eccoli qua. Altrimenti io posso anche caricare solamente un layer che mi interessa, tipo zona, quindi il singolo layer. Bene, adesso andremo a vedere la seconda modalità per creare un GeoPackage, e lo faremo stavolta attraverso il browser. Quindi ci posizioneremo sulla cartella che ci interessa, che è quella GeoPackage 02, dove all'interno ho già il GeoPackage creato precedentemente. Per creare un nuovo GeoPackage in questa modalità, basta andare sulla cartella, faccio nuovo GeoPackage. Vedete che lui mi dà un nuovo GeoPackage, mi già crea già un nome, faccio pure un rinomina, quindi provo a dire area verde. E una volta creato il mio GeoPackage area verde JPKG, posso creare i nuovi layer all'interno proprio del browser. Quindi basta creare una nuova tabella. In questo caso metterò, alberi, tipologia, punto, ok. Poi ne faccio un altro, faccio nuova tabella area boschiva, poligono, e faccio un altro chiamato lineare. Ok, bene.
Ogni tanto mi capita di darvi l'aggiorno, perché magari può essere che non venga, il contenuto di Joe Package non si aggiorni, per cui basta dare qua, cliccare sull'aggiorno. Bene, per cui adesso noi andiamo a vedere il nostro Joe Package. Vedete che all'interno abbiamo i tre layer che abbiamo realizzato, quindi alberi, ave boschiva, fossetti. Ovviamente in questo caso, come dicevo prima, non abbiamo fatto nessun campo, altrimenti vedrai proprio la tipologia dei campi. Quindi, ricapitolando, due modalità per realizzare il nostro GeoPackage: o attraverso questa modalità qui, o attraverso, come dicevo, modalità browser. A voi poi decide quale utilizzare. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro video. Spero che sia stato di vostro gradimento e vi aspetto al terzo video tutorial relativo al GeoPackage. Ciao a tutti!